video notizie di distribuzione moderna. Questo di Marghera è un punto di sintesi delle esperienze che abbiamo maturato negli ultimi 6 anni, da quando abbiamo ripreso a sviluppare da Ubidi la sintesi di tutta una serie di progetti che abbiamo per fare in modo che UPIM sia sempre di più un luogo da vivere e non solamente un luogo per andare a fare acquisti. La missione di UPIM è quella di essere vicino alle famiglie, vicino alle persone, e la strategia che stiamo adottando, che è molto capillare in termini di sviluppo, che vuol dire voler aprire sia nei centri storici, ma soprattutto voler aprire anche nei mercati più piccoli, dove le persone spesso non hanno punti di riferimento per i loro acquisti se non dei centri commerciali, che spesso sono 15, 20, 25 chilometri dalla loro residenza. Quindi di conseguenza ci poniamo il problema di essere vicino alle persone, vicino alle famiglie, e fare in modo di essere un'alternativa a quello che può essere il classico, la classica distribuzione che oggi c'è in Italia. Quindi tornare un po' alle origini: prossimità, relazione, affidabilità nell'assortimento, valore al denaro delle persone attraverso un rapporto qualità-prezzo dei nostri prodotti, che deve essere da parte nostra un mantra ossessivo, quello di migliorarlo in continuazione. Noi siamo partiti con Panorama e poi con Iper, dove in entrambe le insegne abbiamo due formati, sia quello UPIM, solo abbigliamento, perché poi la profumeria, la casa, loro la trattano all'interno dell'ipermercato, quindi era inutile raddoppiare l'assortimento, e poi abbiamo anche nei negozi dove c'era minore disponibilità di spazi, abbiamo aperto dei shopping shop di Blue Kids con altrettanto successo. Anche per l'anno prossimo continueremo a sviluppare sia la numerica di queste aziende, che speriamo di finalizzare accordi con altre insegne che possano trovare interessante la nostra idea, che si basa su un principio, quello della specializzazione, quello di compensare alla mancata specializzazione degli ipermercati nei confronti dell'abbigliamento con il nostro know-how, che non è solo di prodotto, non è solo di collezioni, ma anche di merchandising, di visual merchandising e di assistenza al cliente. Abbiamo già 70 negozi all'estero e insegne a Blue Kids. Noi oggi presidiamo benissimo tutta una serie di paesi come la Croazia, la Slovenia, l'Ucraina, la Serbia, Montenegro, però abbiamo ancora tantissimo da fare, e questo è il progetto che noi abbiamo nei prossimi 3 anni, quello di intensificare la penetrazione di UPIM sul mercato italiano con i suoi formati, e di sviluppare fondamentalmente più all'estero che in Italia il formato bambino. Poi sta partendo in questi giorni il progetto CROF, dove abbiamo già aperto 8 negozi che sono dei pilot, e una volta che avremo tutte le risposte sono convinto che partirà un progetto di sviluppo dell'insegna CROF anche su strada, in formato stand alone, quindi fuori da UPIM.